90 minuti di sofferenza con l'obiettivo di chiudere questa tribolata stagione con la salvezza. La missione del Pescara al Penso di Venezia di venerdì prossimo è molto chiara. Ai biancazzurri basterà un punto per tagliare il traguardo. Beppi Pillon, pur nella difficoltà di questi giorni, può abbozzare un timido sorriso. Ugo Campagnaro e Filippo Falco si allenano col gruppo e potranno far parte, salvo contrattempi, della spedizione di Venezia. L'ex attaccante del Benevento è una opzione in più a gara in corso per rilevare un esterno d'attacco. Per il difensore argentino la stagione sembrava chiusa, ma il pericolo play-out può paradossalmente rimetterlo in gioco al netto del contributo che potrà dare nella gara del Penso, di mera carismatica presenza o con alcuni minuti sul rettangolo di gioco. Perrotta e Carraro sono indiziati alla sostituzione degli squalificati Coda e Brugman. Pillon potrebbe anche valutare l'inserimento di Mazzotta, che sarà anche in scadenza, ma potrebbe essere comunque utile, viste le ultime defiance di Fiamozzi e Crescenzi. La squadra anticipa a domani, dopo la seduta mattutina, la partenza verso Venezia, con l'auspicio che la carica sia quella infusa dalle parole di Vincenzo Fiorillo, che, vista l'assenza di Brugman, indosserà la fascia di capitano. Non si può avere paura di niente adesso, bisogna tenersi dentro la giusta paura di questo momento. Sappiamo che c'è il rischio play-out, però sappiamo che abbiamo una partita e possiamo vincerla. E ripeto, adesso è il momento, solamente questa settimana, di arare il campo con tutte le nostre forze per andare a Venezia e fare veramente la partita della vita. Il Venezia non può più sperare nel secondo posto e neanche nel terzo. Sul quarto sì, ed è comunque un piazzamento che garantirebbe l'accesso diretto alla semifinale, bypassando il primo turno. Per centrarlo dovrà superare il Delfino e sperare in una mancata vittoria del Palermo a Salerno. Su quelle che sono le intenzioni dei lagunari sono stati chiari il DS Rinaudo, premiato ieri al Galà dello Sport di Rimini, e il tecnico Inzaghi, subito dopo la pesante sconfitta di Cremona. Rialziamo subito la testa, insomma, abbiamo fatto un campionato straordinario, bisogna subito ricaricare le batterie perché venerdì abbiamo una partita complicata con una squadra ancora che deve salvarsi contro di noi, e noi dobbiamo fare per forza i tre punti. Non siamo appagati, perché mi rendo conto ogni giorno, vivendo la squadra ogni giorno, che hanno ancora voglia e fame di stupire se stesse e gli altri, e questo credo che sia una grande qualità.